Now, many, many base their on on Molte delle chiese basano la loro dottrina del parlare in lingue. On what they read in 1 14. Su quello che leggono in Prima di Corinzi capitolo 14. So we really need to 1 14. E quindi bisogna capire bene questo capitolo di Prima di Corinzi capitolo 14. Ma non lo possiamo leggere in modo isolato, senza il suo contesto. Dobbiamo capire tutto il contesto della prima epistola ai Corinzi. Perché la prima epistola ai Corinzi non è una lettera di elogio, di lode. Infatti è una lettera di rimprovero. and paul is rebuking all the false practices which came into the corinthian church e Paolo sta che entrarono nella chiesa di Corinto. Però non è così che oggi si legge prima di Corinzi 14. 14 le persone leggono prima Corinzi 14 come un elogio, in ma in realtà è un rimprovero. Ed è solamente nella le la seconda lettera ai Corinzi che Paolo si asciuga il sudore dalla fronte And says, Thank God you have of e dice: Grazie a Dio avete corretto i vostri errori. So let's just make sure what really says. E allora assicuriamoci bene su quello che dice la, lettera, la prima lettera ai Corinzi. Now, there obviously was a lettera che Paul had written to the Corinthians before. This which is First e ovviamente da quello che leggiamo nella Bibbia ci fu una lettera prima di questa prima lettera ai Corinzi che Paolo scrisse ai Corinzi. But we don't have that Però quella prima lettera, primissima lettera, non esiste più. È stata perduta. So we have to read the lines. E quindi bisogna leggere tra le righe a work. e bisognerà fare un po' di lavoro di detective. Is Paul... From his sta Paolo citando da quella lettera che fu persa? They that to Paul. Perché essi, ovviamente, gli inviarono una risposta a quella lettera. Is he their o sta citando la loro risposta? These are e queste sono delle domande importanti: la prima, la prima lettera. Was lost that he wrote to the e numero uno, la prima lettera che egli scrisse ai Corinzi si perse he to it in e lui si riferisce a questa lettera nella prima lettera dei Corinzi. Secondo punto, we don't have the that the wrote to Paul. non abbiamo neanche la lettera che i Corinzi scrissero a Paolo, But Paul them. però Paolo li cita we have to be very, very e allora bisogna fare molta attenzione. Is Paul it or were they it? È Paolo che dice qualcosa oppure sono loro che lo dissero? That could make a huge Perché questo potrebbe fare una grande differenza. Thirdly, e terzo punto. To Paul. Esiste anche la testimonianza verbale di Chloe a Paolo, che non abbiamo. But Paul to it in his Però Paolo fa riferimento a questa testimonianza nella sua lettera. E quarto punto, ci sono delle citazioni che gli dà della letteratura e della cosiddetta conoscenza di quei tempi. Now, all of these play an role. E ovviamente tutte queste fonti eh, giocano un ruolo importante nella lettera. And if you don't take them into account, e se uno non le prende in considerazione, può avere Paolo dicendo l'esatto opposto di quello really che sta dicendo. Uno finisce col far dire a Paolo esattamente l'opposto di quello che lui veramente voleva dire. It, Perché in realtà non è lui che lo sta dicendo, ma è qualcun altro. Allora consideriamo questo. Five, e capitolo 5, versetto 9

Ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto. So e allora qui fa riferimento alla lettera che essi scrissero che anche non abbiamo. E allora bisogna fare molta attenzione. Paolo, stai tu dicendo questo oppure stai citando quello che essi dissero? Thirdly. Terzo punto. Has been unto me of you, my brethren, uh, Prima Corinzi 1,11 Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, 1, 11, appunto capitolo 1, versetto 11: by them which are of the house of Chloe, Mi è stato segnalato da quelli della casa di Chloe che vi sono contese fra voi. He to the that he had from Chloe. E qui Paolo si riferisce alla comunicazione verbale che egli ebbe con Chloe. So this was e questa chiesa stava avendo dei problemi. And then he says, In six, verse 13, e poi dice nel capitolo 6, versetto 13: But God will destroy both He an allora leggiamo questo dall'inizio. Le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande. How many have used this of Paul? Quante persone hanno usato questa frase di Paolo per dire che non ha veramente importanza quello che uno mangia? But this was a well of the time. Però questa era una massima epicurea di quei tempi, che era molto conosciuta. And let's see if Paul with it. E vediamo se Paolo è in accordo con questa massima. A very clue in the word but. E abbiamo un indizio molto importante nella parola ma. God will both this and these. Ma il Dio distruggerà e queste e quello il corpo però non è per la fornicazione ma è per il Signore And the Lord for the body. e il Signore è per il corpo you see, the idea existed, vedete esisteva l'idea che questo corpo è una semplice tenda by the way, the brethren, e tra l'altro i fratelli di Plymouth hanno un'idea di antinomianismo che la legge non è importante sotto quest'idea moderna dell'antinomismo che la legge non è più importante, thing, insegnano la stessa cosa oppure insegnavano la stessa cosa. Vedete, questo corpo è come una semplice tenda. It, it quello che ci metto dentro non è importante. E, per... e quello che faccio con questo corpo non importa, è solo un corpo. So Bible, e quindi se mangio dei cibi che sono proibiti nella Bibbia, body, o se pratico la fornicazione con il corpo, non importa. È solo una tenda. È solo quello che lo Spirito comunica che è importante. Now, Ma Paolo è in accordo con questa filosofia? No, he says God will both this and the... no dice, Dio distruggerà queste e quello. The body is the il corpo appartiene al Signore. And the Lord is for the body. E il Signore è per il corpo. So, Ma allora da dove origina quest'idea? Dice well, che

Are you. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo fratelli miei da quelli della casa di Chloe che vi sono contese fra voi. E stanno litigando. Now this I say that every one of you says I am of Paul and I of Apollos and I of Cephas and I of Christ. Ora voglio dire questo: che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. So said, you know says, e allora uno diceva: Ma quello che Paolo dice è importante. Said, no, 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 I'm Apollos, important. E un altro diceva: No, 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 io appartengo ad Apollo, questo è importante. So e allora consideravano Pietro o Paolo uno degli altri più alto degli altri. E alcuni dicevano: "No, io non ascolterò niente di questo, io ascolterò solo quello che il Cristo disse". Ma il principio dell'amore non è di considerare uno più alto dell'altro. Ovviamente non sta dicendo che il Cristo è allo stesso livello di loro. He's there are gifts in the and we our e sta dicendo che ci sono dei differenti doni nella Chiesa e noi dovremmo apprezzare le nostre differenze. Is Cristo è forse diviso? Was Paul for you? Paolo è stato forse crocifisso per voi? Were you in the name of Paul? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Test by the Test by the word. Provate ogni cosa per la parola, provate gli spiriti. There were e c'erano dei problemi in questa chiesa. Three, three. Capitolo 3, versetto 3 o 2 in italiano. Perché siete ancora carnali. Infatti poiché fra voi vi è invidia, versetto 3. There's strife, there's dispute e divisioni One says, I'm of Paul, says, I'm of oh. e quando uno dice io sono di Paolo e un altro dice io sono di Apollo non siete voi carnali happy with this è contento con questa chiesa I don't think he's happy with this mm, non penso che sia contento con questa chiesa 4, capitolo 4 versetto 17 per questa causa ho Timothy, per questa ragione vi ho mandato Timoteo vi ho inviato qualcuno per aiutarvi a risolvere i vostri problemi che è mio figlio diletto e fedele nel Signore che vi ricorderà quali sono le mie vie che in Cristo come e in ogni le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. So lost the way. E allora si erano persi per strada. Some of you are up. Ora alcuni si sono gonfiati, dice loro. As I would not come, to you. come se non dovessi più venire da voi. E allora il pastore è in viaggio e allora loro fanno quello che vogliono. 5, verse Capitolo 5, versetto 1. This... Si oda dappertutto dire che tra di voi vi è fornicazione. E tale fornicazione non esiste neanche tra i gentili, è così malvagia. Cioè che uno tiene con sé la moglie del padre. E allora questo corpo è solo una tenda, non importa quello che faccio. Ma vi siete addirittura gonfiati, dice loro Paolo. E non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. E non esiste la disciplina di chiesa, accettano tutto. E si facevano causa tra fratelli? In verse 7 says fault with you. Capitolo versetto 7 è certamente già un male. In verse eight says, you do wrong. Versetto 8, voi invece fate torto e defraudate, dice lui. E quindi considerando questo contesto, right perché allora dovrebbero stare facendo tutto perfettamente nel quattordicesimo capitolo di Corinzi? Rebuke, that... Questa è una lettera di rimprovero e non una lettera di elogio. Now, let's have a look at this text. E allora consideriamo questo testo interessante. Prima il Corinzi 7. E se mi metto a pensare quante volte Paolo è stato accusato di aver detto qualcosa che in realtà lui non ha mai detto, how often heard that Paul was a woman -hater. quante volte ho sentito dire che Paolo era una persona che odiava le donne, that Paul was che Paolo era contro il matrimonio, Let's just make sure here. ma assicuriamoci bene. What you wrote to me. capitolo 7, versetto 1 ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto sarebbe bene per l'uomo non toccare donna me, who said ma scusatemi chi è che ha detto questo? Corinthians Paul? i corinti o Paolo? That in Ricordatevi che in alcune forme del paganesimo esisteva il celibato, the Bible didn't know about ma la Bibbia non ordinava, comandava questo celibato. So, you know, the devil puts two into the e sapete, it... il diavolo sempre mette due estremi nella Chiesa. The of È il maestro dell'estremismo. On extreme... E allora da un lato esisteva l'estremo. Really che questo corpo, io con questo corpo posso fare quello che voglio, posso fornicare, andare a letto con chi voglio, non importa. I'm free in Sono libero nel Cristo. E dall'altro estremo uno ha questa religione austera, io non toccherò una donna. I will dedicate my life only to this mission. Dedicherò la mia vita solamente a questa missione. Which could under mm. sure. E ovviamente in certe circostanze questo potrebbe succedere, certo. But it's not a of the Bible. Però non è un principio per tutti nella Bibbia. E allora essi scrivono a Paolo e essi dicono sarebbe bene per l'uomo non toccare una donna, giusto? And then Paul his first is, But... Ma poi Paolo nella sua risposta la, la sua prima parola è ma. So says. Allora vediamo quello che dice. Versetto 2, ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito e allora egli rimprovera questo modo loro sciocco di pensare versetto 3 il marito rende alla moglie il dovere coniugale e ugualmente la moglie al marito non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. E poi di nuovo tornate a stare assieme affinché Satana non vi tenti a causa della vostra mancanza di autocontrollo. E quindi Paolo rimprovera questa nozione che essi avevano. He says, marriage is instituted by God. Sexuality is instituted by God. La sessualità è stata istituita da Dio. And the one mustn't deprive the other. Yes, there are times when you say, I'm going to have a period of dedication and then you abstain from sexuality in a marriage situation. È vero, ci possono essere occasioni quando uno dice: Io avrò un periodo di dedicazione al Signore e mi asterrò dalla sessualità nel mio matrimonio. Says, do long, Però Paolo dice: Non fate questo per troppo tempo, tornate a stare insieme. So e allora Paolo è contro le donne. No, anti no, è contro un modo di pensare sciocco. 1 Corinzi 11, 17. Ora in quello che vi ordino, io non vi lodo perché vi riunite non per il meglio ma per il peggio. Versetto 18, ci sono delle divisioni tra di voi. E abusavano anche della Santa Cena. Versetto 21, capitolo 11. Eating, takes other his own Perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena hungry, is drunk. e uno ha fame e l'altro è ubriaco oppure pieno. You the of God? O disperzate la chiesa di Dio Have you got to eat in? What's your e non avete delle case per mangiare e bere? Qual è il vostro problema? I you not. Io in questo non vi lodo. A letter of to the una lettera di rimprovero ai Corinzi. They were totally Erano totalmente confusi. E allora posso adesso prendere io il capitolo 14 e dire, ah ma questa è una forma perfetta di adorazione. And base my on it? E basare la mia dottrina su come capisco questo capitolo. Of not. Ovviamente no e infatti tutto il capitolo 14 è scritto in una forma che noi chiamiamo un parallelismo antitetico Where Paul is what they are saying, dove, Paolo dove Paolo prende quello che essi dicono and it in the right by what he is e lo compara al concetto corretto dell'adorazione che lui dice se prendere quello che essi dicono però se uno prende quello che essi dicevano come la norma, allora uno potrebbe pensare che Paolo odiava le donne. Or stop all relations in a marriage situation. Oppure eh, non avere più nessuna relazione nella situazione di matrimonio. So be very would want to do that. E allora bisogna fare molta attenzione eh, la Bibbia non dice queste cose. Però molti sono contenti di accettare quello che i Corinzi hanno da dire quando si parla del parlare in lingue. Now the clue is always this word but or a similar word. Ma l'indizio nella lettura di questo capitolo è sempre una parola come ma o una parola simile. Quindi leggiamo 1 Corinzi 14. Now, verse charity, Versetto 1: Desiderate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che possiate profetizzare. Questo è come dovrebbe essere. Quindi e questo è come le cose dovrebbero essere. Ed è una buona cosa di volere i doni spirituali, di chiedere al Dio di, il potere per predicare il Vangelo. Ma predicate, predicate il Vangelo. Ahead, preach, Andate, cominciate a predicare, profetizzate insomma. All the time, e non date tanto di importanza a questa petizione dei doni che passate tutto il tempo a chiedere a Dio i, i doni. Tongue, added, Perché chi parla in altra lingua non parla gli uomini, la parola altra è stata sc scritta in corsivo e quindi non è nella Bibbia. For he that speaketh in a tongue speaketh not unto men but unto God for no man understandeth him howbeit in the spirit he speaks mysteries. Perché chi parla in lingua non parla agli uomini ma a Dio poiché nessuno lo comprende ma egli in spirito proferisce misteri. Now, ma chi è che sta dicendo questo? È Paolo. è Paolo che lo dice? Is... Oppure sta egli citando i Corinzi? Dopodiché, dopo di tutto, essi dicevano che era bene che un uomo non toccasse una donna, giusto? Infatti, quello che questo versetto è, è una citazione. È un mistero gnostico, è una massima. un church. Essi stanno descrivendo un fenomeno che sta succedendo nella loro chiesa Paul, e stanno dicendo a Paolo che... che se uno parla in questa lingua, uno non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. La parola di parlare in tongues è basata sul versetto 2 qui. E tutta la dottrina delle parole in lingue è basata su questo versetto numero 2. Ma nel parallelismo della costruzione di questo capitolo corrisponde alle cose come non dovrebbero essere. Do e come so questo? The next word is but. Perché la prossima parola è ma oppure invece. che profetizza parla per edificazione, esortazione e comfort. Invece, ma chi profetizza parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. So Paul does not agree with it. E quindi Paolo non è in accordo con questa massima. Egli no. dice: no. Quando parli questo Gospel, deve essere understandable e le persone devono essere comfortate e devono essere educate. Quando uno predica questo Vangelo deve essere comprensibile e le persone devono essere consolate e anche educate. Tongue, Ma colui che parla in una lingua come essi hanno scritto edifica solo se stesso. See, quindi nessuno li capisce, stanno parlando in lingue. E Paolo ha appena spiegato in tutto il capitolo 13 che l'amore non cerca le cose proprie. E quindi Paolo sta smontando la loro teologia, non sta appoggiando, costruendo la loro teologia. So thesis, anti -thesis, thesis, anti -thesis. Sì che... E quindi in questo capitolo abbiamo una tesi, un'antitesi, una tesi, un'antitesi. Un So here's how it not be. E quindi qui lui dice le cose come non dovrebbero essere. He says, But... E poi dice ma he that the dice, el habla strange, se Pero... Ma colui che profetizza edifica la Chiesa. E siccome l'amore non cerca le cose proprie, questo è quello che Dio vuole. He says, I would that ye all spoke with e dice, versetto 5, io vorrei che tutti parlaste in lingue. This was a e questa era una massima. All must speak in tutti devono parlare in lingue. Paul deny the gift of e Paolo non nega il dono delle lingue. Ma vuole modificare il loro detto, la loro massima. So says, e allora dice, ma ma molto più che profetizzaste rather than all wanting to speak in tongues rather prophesy rather preach the gospel e al posto di tutti volere parlare in lingue ma profetizzate cioè predicate il vangelo insomma parlate a coloro che vi capiranno not everybody is called to be missionary to go and speak to foreign groups non tutti vengono chiamati a diventare dei missionari, a parlare a gruppi linguistici es esteri. For the is he that than he that with Perché chi profetizza è superiore a chi parla in lingue. That the may a meno che egli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. An point. E qui è un punto interessante a meno che egli interpreti so, German, e quindi io posso parlare tedesco German, e vi potrei parlare in tedesco or or whatever, e se voi tutti parlate inglese o spagnolo o un'altra lingua prophetize, prophetize e allora il mio tedesco non vi serve a niente interpret... a meno che io non traduca cioè, interpreti, traduca. So you know e allora, per esempio, io potrei dire, ma sapete, Martin Lutero ha detto questo. E poi vi dico una frase in tedesco. Saying, huh? E tutti dicono, ma cosa dice? E non vi servirà a niente se non vi traduco quello che lui ha detto in tedesco. We look at this in a ma oggi leggiamo questi testi in un modo totalmente diverso. Says, e quando lui dice ma piuttosto, questo mostra il, la vera intenzione che Paolo aveva. La la reale che Paolo e cioè che un dono non è superiore ad un altro dono. Continuate con la vostra opera e predicate, diceva loro. He must egli stesso deve interpretare, deve tradurre. Would that all in tongues, but that Io vorrei che tutti parlaste in lingue, ma molto più che profetizzaste, perché chi profetizza è superiore a chi parla in lingue, a meno che gli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. So there were two here. E quindi c'erano due problemi in questa chiesa: the of the true gift, uno, che il vero dono non veniva utilizzato correttamente, quello delle lingue, and the false gift, e poi il falso dono delle lingue, di questa glossolalia, lingue non capite, which they as a dictum, che essi avevano citato come una massima, come un detto. Proviamo a vedere questo word translation, per essere sicuri. E quindi vediamo questa parola che la Bibbia chiama interpretare o tradurre. Assicuriamoci di questo. Ecco come viene utilizzata, Giovanni 1,38. Ma Gesù, voltandosi e vedendo che lo seguivano, disse loro, che cercate? Adesso utilizzarono la parola ebraica o aramaica, rabbi. E poi la e la tradussero come maestro so they from the to the Greek. e quindi tradussero dall'ebraico al greco e qui quindi questa parola viene utilizzata nel senso di tradurre in Luke, ma in Luca 24-27 abbiamo il versetto inizio da Moses e tutti i profeti che ha espandito Gesù, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E questa, spiegare la stessa parola, ma qui eh, vuol dire interpretare, spiegare. E quindi bisogna fare molta attenzione quando uno legge l'Apostolo Paolo. Per vedere che cosa lui vuole dire quando utilizza questa parola, let's continue our discussion in chapter 14, verse 6, the first half. continuiamo a leggere il nostro capitolo 14, versetto 6, prima parte. Ma ora, fratelli, se venissi a voi parlando in lingue, che vi gioverei? See, the gift is... For the Vedete, il dono è dato per beneficiare la Chiesa. So they don't what, what will they have? E allora se non capiscono, che beneficio ne hanno? See, it's to the è per beneficiare la Chiesa. Se non, a meno che non vi parlassi per, meno di, per mezzo di rivelazione o di conoscenza o di profezia o predicazione o di insegnamento. So the one is and the other one is Quindi da un lato vi è un dono che non serve a niente, dall'altro vi è un dono che è utile. Da un lato Paolo dice come le cose non dovrebbero essere, da un lato come dovrebbero essere. E poi continua al versetto 12, così anche voi poiché siete desiderosi di avere doni spirituali, That you may excel to the of the Cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Wherefore let him that speaketh that may... Perciò chi parla in un'altra lingua preghi di poter interpretare. For if I pray in a tongue, my spirit prayeth, but my understanding is not Perché se io prego in altra lingua il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. So be, e quindi stiamo passando da come dovrebbe essere a come non dovrebbe essere. È Paolo in accordo con questa ultima frase, oppure la sta citando? Again, Ancora una volta, questa è una massima. Just as Così come il versetto 2 era una massima, un detto. Questa era la conoscenza che essi avevano in quei tempi, come essi credevano che le cose dovevano farsi. Do I know it's a e come so che questa è una massima, un detto. What does verse 15 say? Che cosa ci dice il versetto 15? What is it then? Che si deve dunque fare. This is the same as but. È come dire, ma... Ma pregherò con lo Spirito, ma lo farò anche con la mente. Non ci disse Paolo che l'adorazione pagana era meccanica senza pensare? Ma non è così con il cristianesimo. Io utilizzerò la mia mente. E lo Spirito mi condurrà a capire la parola di Dio. E io pregherò anche con la comprensione, con la mente. No e non serve a niente di dire cose senza senso, che uno non capisce. Spirit, canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. E eh, allora qui abbiamo un grosso problema. come è like in molte di queste vi potete immaginare cosa succede in molte chiese. Over and over and over and over dove cantano la stessa frase una ed altre un'altra volta. Back, fino a quando gli occhi vanno in su e le lacrime cominciano a scendere. Totally e uno diventa totalmente meccanico senza pensare. Ma questo è ipnotico. Ed è così come uno entra in uno stato di trance ipnotica. So Ma io canterò con piacere al Signore. But the words must not be a must Ma le parole non devono essere un mantra, devo capire quello che sto cantando. Non è fantastico quello che Paolo dice? Inste di leggere questo come dobbiamo condurre la nostra worship. E al posto di leggere questo capitolo come una ricetta per l'adorazione, se lo capiamo nel contesto del libro dei Corinzi, dovremmo capire che Paolo sta smontando la forma stessa della religione che è messa in pratica dei nostri giorni. E dice, tuttavia se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, del non credente, come dirà Amen? Se non lo se lo e allora se stanno parlando in una lingua sconosciuta, uh, dei suoni fanno... How will say amen? E com'è che un altro potrà dire Amen? È eh, in accordo. Even know what I'm che non capisce neanche quello che stanno dicendo. Of thanks, he not what you say. Come potrà lui al tuo ringraziamento dire Amen, poiché egli non comprende ciò che tu dici? Give us Infatti tu puoi anche rendere un bel ringraziamento. That's what say. Just God. Ed è quello che si dicevano, ma noi stiamo solo ringraziando Dio. Paul says, But... Però Paolo dice: Ma, Ma l'altro non è edificato. What you are doing is not from God. E allora quello che state facendo non viene da Dio. This is how it not be. E quindi questo è come le cose non dovrebbero essere. It's a e quindi questo è un parallelismo bellissimo. Ora, dice suo di perché ma Paolo adesso parla del suo dono di lingue perché lui l'aveva ricevuto. Io ringrazio il mio Dio che parlo in lingue più di tutti voi. Lui era l'apostolo alle nazioni, ai gentili e quindi Dio gli diede il dono delle lingue. In the I'd speak five words with my Ma nella Chiesa, nell'Assemblea, preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza. That by my voice I might teach also, per istruire anche gli altri than words in a piuttosto che 10000 parole in altra lingua no value che non servono a niente. Fratelli, non siate bambini di senno di comprensione, ma siate bambini in malizia e uomini compiuti in senno, in comprensione. E allora che cosa sta dicendo? E sta dicendo, Chiesa di Corinto, cresci, diventate adulti, non rimanete dei bambini nella fede. Ed ecco il testo parallelo, 1 Corinzi 13, versetto 11 quando ero bambino parlavo come un bambino avevo il senno di un bambino ragionavo come un bambino quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino sta rimproverando la chiesa di Corinto e poi spiega capitolo 14 sta scritto nella legge io parlerò a questo popolo in lingue straniere e con labbra straniere. Ma neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. E allora il Signore avrebbe dato il vero dono delle lingue, ma le persone non avrebbero ascoltato. E versetto 22, pertanto le lingue sono un segno non per i credenti, That's ma questo è incredibile, but to them that not. ma per i non credenti. Mentre la profezia, il predicare, non è per i non credenti, ma per i credenti. So what is he e allora che cosa sta dicendo? Nella chiesa dove stiamo tutti seduti parlando una lingua Dio vuole che profetizziamo, cioè che predichiamo il Vangelo e allora non parlare in lingue e, dire, e dare suoni che non si capiscono, ma il vero dono delle lingue To the to the on the è dato per predicare il Vangelo a coloro che stanno fuori dalla Chiesa. To to the Gentiles, per predicare ai Gentili, alle nazioni. So that the can per quindi fare diffondere il Vangelo. And then it's a real e quindi è un ve una vera lingua, una lingua estera. Not e quindi come le cose non dovrebbero essere. The whole has come one place, se dunque, quando tutta la Chiesa è riunita insieme. And all speak with tongues, e tutti parlano in lingue. And come in those that are ed entrano dei profani, questa parola vuol dire qualcuno che non ha sentito parlare del Vangelo, quindi non ha informato, or an o dei non credenti. Well, not so you've gone mad. E non diranno che voi siete fuori di senno e allora uno cammina in chiesa, entra in una chiesa e tutta la gente sta cadendo sta dicendo ba 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 o altre cose and walks in. e allora uno entra e dirà ma questi sono pazzi Verse 24, the word but. ma versetto 24 la parola ma come le cose dovrebbero essere ma se tutti profetizzano, cioè predicano il Vangelo, not, ed entra alcun infedele o una persona che non conosce, you're saying, you're e sta ascoltando quello che la persona dice, e questo è logico, quello che ascolta, ed egli è convinto da tutti e è giudicato da tutti. In other words, God can speak to his heart. E quindi Dio può parlare al suo cuore. And the of his heart made e così i segreti del suo cuore sono palesati. E così gettandosi in terra sopra la sua faccia, egli adorerà Dio pubblicando che veramente Dio è fra voi. Is this a on his face? Ma qui sta Paolo parlando letteralmente di cadere sulla propria faccia. A oppure questo è un inchinarsi fronte a Dio e dire sì signore io sono un peccatore Thank you that I could hear the grazie per avermi fatto ascoltare il Vangelo Paul's uno può distorcere fortemente la lettera di Paolo and then Paul però poi Paolo ci dà un, un sommario so when you come together, brethren, e allora quando vi riunite fratelli usate le Avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento e chi parole in altra lingua, o chi una rivelazione però, e chi un'interpretazione, però non senza interpretazione. E se io cito in tedesco è meglio che lo traduca: e si faccia ogni cosa per l'edificazione. E quindi niente è fatto in modo caotico. The word is cursive, it's not in the e la parola eh, altra o sconosciuta è sempre in corsivo, non è nell'originale. So e allora se si trovano degli stranieri nella congregazione dei fedeli and has this tongue, e qualcuno ha questa lingua, allora lasciateli parlare se hanno qualcosa da dire. Allora permettete a questo straniero di parlare se hanno qualcosa da dire. So group, let them speak. One, two, three, e allora se uno ha una discussione lasciateli parlare, una persona, due persone, tre persone, eccetera. But with an Ma sempre con un interpretatore, un traduttore. It, Perché se non capite quello che la persona sta dicendo non vi servirà a niente. If there is no e se non esiste un traduttore, non c'è, allora è meglio rimanere in silenzio. Non c'è se sono un germano seduto in, in gruppo e allora non serve a niente se io sono un tedesco che sono seduto tra spagnoli, se faccio tutto un sermone in tedesco, devo stare seduto e stare in silenzio e leggere la mia Bibbia. E allora lasci, lasciare che questa persona parli a se stesso e a Dio. E quello che Paolo dice è logico, è talmente profondo. E quindi parlano i profeti, cioè i predicatori. Let them speak two or three. Che parlino loro due o tre. So e potete avere un predicatore della scuola del sabato, qualcuno che racconta una storia e qualcuno che predica. E che gli altri giudichino. Questo significa cercare nella Bibbia e cioè questo significa che le persone devono controllare nella loro Bibbia se questa persona che sta parlando sta parlando dalla parte di Dio oppure dalla parte di qualcun altro. E se ad un altro che siede è rivelata alcuna cosa, tacciasi il precedente. E questo significa che se qualcun altro ha qualcosa da dire, beh, lasciate che anche questa persona parli. And then the other one must be quiet. E allora il primo deve tacere. Not good if in the at the same time. E allora non serve a niente se tutti in chiesa gridano allo stesso tempo: all one by one, God's poiché tutti ad uno ad uno potete profetizzare, quindi esiste ordine nella Chiesa di Dio. And may learn and be a ciò che tutti imparino e tutti siano consolati. But Ma ricordatevi: the of the are to the che gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. If says that's not biblical, Se qualcuno dice qualcosa che non è biblico, in, other words, to what is written, in altre parole, che non è sottoposto a quello che sta scritto, allora non accettatelo. Allora, che cosa insegna la Bibbia veramente sul dono delle lingue? Quando è quando il dono delle lingue fu dato nel giorno della Pentecoste, ogni persona poteva capire nella loro propria lingua. 2, e questo è in Atti 2.6. Secondo, Secondo punto. Il dono delle lingue era un linguaggio reale che si utilizzava per comunicare il Vangelo. It was not an non era una serie di parole incomprensibili e incoerenti. Three, when the gift of was being in the Terzo punto, quando il dono delle lingue era usato incorrettamente nella Chiesa dei Corinzi, Paolo disse, ma nella Chiesa io amo meglio di dire cinque parole per la mia mente che diecimila in lingua strana. This is Questo è biblico. Perché? Perché? Perciò che il Dio non è il Dio di confusione ma di pace. E così si fa in tutte le chiese dei santi, 1 Corinzi 14:33. E quindi uno studio biblico dettagliato crea una dottrina totalmente diversa da quello che è comune dei nostri giorni e bisogna dunque fare molta attenzione specialmente giusto prima dell'avvenuta del Cristo perché Gesù ha detto qualcuno la dei perché Gesù disse, fate attenzione che nessuno vi inganni, perché l'inganno sarà un segno degli ultimi giorni. 22, 20, Apocalisse 22, 20. Says, yeah, come, Colui che testimonia queste cose dice, sì vengo presto. Amen, sì, vieni Signore Gesù. So Esistono talmente tanti inganni, seduzioni nel mondo so e alcune di queste sono talmente subdole che sviano una persona in questa religione basata su fenomeni dell'esperienza personale. Quando la cristianità è basata su ma il vero cristianesimo è basato sulla parola. È semplice. E non richiede delle manifestazioni. Richiede... Semplicemente richiede questa fede come quella di un bambino. E che Dio ci aiuti ad ottenere questa fede. Amen. Amen.